workflow management system, gestione di flusso dei dati, gestione della comunicazione, repository online, cloud, dischi virtuali, e poi sistemi di gestione del progetto, e poi piattaforme per lo scambio di dati. Il web 2.0 l'aveva promesso all'inizio degli anni 2000, l'aggiunta di un pilastro in più a quello del web 1.0. Quest'ultimo, l'1.0, era l'accesso all'informazione, la disponibilità di informazione, l'orario dell'autobus, il prezzo di un oggetto. Il 2.0 introduce l'interazione, l'utente modifica il sistema inserendo dati, diventa autore. Anche i paradigmi classici della comunicazione vengono stravolti, non c'è più one-on-one, one-on-many, ma c'è many-to-many, tutti a modificare sistemi. Esistono contenuti, oggetti, immagini, testi, meme, la cui prima occorrenza nel web ormai non è più rintracciabile, non si sa più chi li ha postati per primi, da che parte sono entrati nella rete. I sistemi informatici si stanno evolvendo con la velocità che tutti noi testimoniamo, e le persone, per discutere insieme, ecco, delle possibilità di reintegrare, non dimenticarci della persona nella ondata travolgente di change che il digitale comporta nelle organizzazioni, nella vita lavorativa, ma anche nella vita non lavorativa, ormai di tutti noi, come la pandemia ha potentemente scatenato e detonato. Abbiamo invitato chi si occupa di cambiamento da sempre, quindi AssoChange, nella persona di Moira Masper, la presidente, e di Daniel Cantore, vicepresidente di questa compagine nazionale che ha costruito sul campo un'autorevolezza sulle dinamiche di cambiamento che per la stragrande maggior parte, soprattutto in questi ultimi anni, sono dinamiche di cambiamento tecnologico, e per la stragrande maggior parte, così spero di non spoilerare, metodologie e sistemi di categorie che AssoChange ha faticosamente sviluppato negli anni, individuano nella gestione delle persone, della loro motivazione, della loro inclusione in queste dinamiche di cambiamento, uno dei principali motivi di successo o di insuccesso di questi processi di cambiamento. Quindi con loro una delle più importanti associazioni membre di AssoChange, ENI, nella persona di Gabriele Provana, Head of ENI ICT Infrastructure Operations and Delivery, quindi un big fish della situazione, che così come questo altissimo titolo, non voglio mettere in difficoltà generando aspettative, vi racconto che cosa ci stavamo dicendo un secondo fa verso la fine del contributo del professor Mangiatore.